Questa iniziativa è partita in modo semplice, normale e regolare. È un'iniziativa che dovrebbe essere stata, diciamo, utilizzata in ogni paese normale ed è la fotografia di un territorio che non è solo il territorio di Telgate, ma è, penso, di tutto il territorio italiano. Noi sindaci ci troviamo tutti i giorni a confrontarci con i cittadini in grave stato di necessità. Se voi foste da me o foste in qualsiasi altro ufficio di qualsiasi sindaco d'Italia, la maggioranza degli incontri che un sindaco fa oggi è per ricevere i cittadini ed è una richiesta di lavoro da parte loro. Siamo diventati un po' un ufficio di collocamento e i cittadini in stato di difficoltà, parlo di Telgate che è un paese prevalentemente industriale, oggi sono sempre in numero più esponenziale. Come diceva il sindaco Vallì, abbiamo tantissimi pensionati che vivono ormai in uno stato di povertà assoluta, perché con una pensione minima di 600 euro al mese sfido chiunque ad andare avanti. Abbiamo tantissimi papà e mamme che hanno perso il lavoro, sono in mobilità o sono in cassa integrazione. Abbiamo tantissimi, e questo è il problema maggiore, giovani che non trovano occupazione. E questi cittadini oggi si sentono, passatemi il termine, discriminati. Discriminati perché? Perché sui nostri territori, perché questo problema di questa politica folle del governo sull'immigrazione poi viene scaricata sui territori, sui sindaci, arrivano continuamente persone che non hanno diritto di essere lì e vengono mantenute a spese nostre con 37, 38, 35 euro al giorno. Quindi da lì è nata l'idea e la proposta di equiparare lo stesso trattamento che hanno queste persone a tutti i nostri cittadini in difficoltà. Se no è una discriminazione al contrario. Questo per permettere non un reddito di cittadinanza, come tanti del Movimento 5 Stelle propongono, questo è solamente un reddito di sopravvivenza. Sopravvivenza per quelle famiglie che non riescono più ad arrivare alla fine mese, sopravvivenza per quegli anziani che non hanno più la possibilità di pagarsi i farmaci o di pagare l'affitto e se poi hanno avuto la sfortuna nella loro vita di fare sacrifici e di aver acquistato una casa, Dio ne voglia, perché non hanno più diritto a nessun bando regionale o nazionale che sia. Quindi qui stiamo parlando veramente di una discriminazione attuata da questo governo verso i cittadini italiani in difficoltà. Settimana scorsa ho seguito un po' il dibattito alla Camera e ho sentito che il Presidente del Consiglio diceva di essere dalla parte della dignità e accusava la Lega di essere dalla parte della paura, di stare dalla parte della paura. Forse è vero, noi stiamo dalla parte della paura, ma della paura dei cittadini italiani di non arrivare più a fine mese, di non avere più un paese che gli permetta di sopravvivere. Lui che parla tanto di dignità, vediamo se sposerà quest'atto dignitoso e dovuto verso i cittadini italiani in difficoltà. Non chiediamo niente di più e niente di meno che lo stesso trattamento che riserva verso tutti i profughi, o meglio, verso tutti i clandestini che arrivano sui nostri territori ogni giorno. Questo è un atto di dignità dovuto verso i cittadini italiani. Grazie.